Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Il video di oggi è obiettivamente un po' frivolo, ma perché no, ogni tanto ci sta e parliamo dei regali che mi sono arrivati a Natale. Volevo farvi vedere se ci sono anche dei libri qua, mi sono arrivati anche dei libri, quindi ottime notizie. Io ricordo di averlo fatto un paio di anni fa, un video sui regali di Natale e era un video molto leggero, mi era piaciuto farlo e poi l'anno scorso tra tante cose che volevo fare alla fine non è stato fuori quello dell'anno scorso. Onestamente faccio questo video soprattutto per farvi vedere i libri, cosa che in realtà è abbastanza logica perché è quello di cui parliamo su questo canale, poi con la scusa vi faccio vedere anche il resto. Ovviamente per chi ne avesse voglia, aspetto di sapere che cosa è arrivato a voi per Natale e soprattutto se vi sono arrivati dei libri o se libri non ne sono arrivati e quindi ve li siete autoregalati, cose assolutamente legittime, cosa che in effetti faccio spesso anch'io. Allora, a me sono arrivati un totale di 5 libri di cui ho però uno me lo sono autoregalato, quindi uno è stato un autoregalo. Ho preso questo libro e poi ho detto aspetto prima di prendermene altri perché nel caso in cui qualcuno chiedesse metto fuori la lista, la mia wishlist natalizia che poi è quella che avevo pubblicato anche in formato video sul canale, cosa che però è stata utile come tra poco vedremo. Allora, il libro che mi sono autoregalata è Il mostruoso femminile di Jude Ellison e Sadie Doyle, Il patriarcato e la paura delle donne. Questo è un libro in realtà abbastanza conosciuto, qui in Italia ha avuto il periodo in cui stavano parlando tutti, tra l'altro è esteticamente bellissimo, cioè ovviamente l'estetica non è tutto, tra l'altro non avevo capito che fosse così bello compatto, pensavo fosse un librone, invece bello maneggevole, è proprio anche bello da vedere, cosa che, ok, non è tutto ma comunque non guasta, e direi che si commenta da sé, l'argomento è il mostruoso femminile, a quanto ho capito in diversi media, quindi sia nei libri che nei film, nell'arte, insomma saprò ovviamente dirvi un po' di più quando l'avrò letto, però mi interessava da un po' e l'ho recuperato. Per quanto riguarda invece i libri che mi sono stati regalati, allora intanto per chi fosse nuovo, lo ripeto, io faccio parte di questo gruppo su WhatsApp in cui sono entrata conoscendo delle ragazze su Instagram dove ci facciamo dei regali nelle occasioni, nel senso che ci regaliamo libri nelle occasioni, quindi è uno scambio nelle varie occasioni, nelle feste durante l'anno, per esempio Halloween, Natale. Conta anche Ferragosto, Pasqua, eccetera, eccetera, e praticamente l'amministratrice del gruppo fa queste coppie che sono segrete e poi ci inviamo i libri. Vale anche per il compleanno perché c'è un libro, scusate, un gruppo con le stesse persone, ma apposta per i compleanni. E è arrivato il momento dello scambio di Natale, a me è arrivato Red Rising, che tra l'altro è anche nella mia TBR di quest'anno. Il funzionamento è che noi mettiamo fuori una lista di 5 libri per ognuno e poi la persona che ci deve fare il regalo sceglie tra quello, così siamo sicuri di non fare, di non regalare un libro che la persona abbia già. Sono molto curiosa, io arrivo molto tardi su questa serie e peraltro ho sentito che il primo non è il migliore, quindi è un po' per ingranare, però so che con l'andare della serie diventa sempre meglio, infatti quest'anno deve uscire forse il sesto, tutti stanno impazzendo al pensiero che esca, quindi ma quest'anno recupererò anche questo. Mi è arrivato anche, ecco, questi altri tre sono dalle stesse persone, cioè mia sorella e il suo ragazzo, e mia sorella ha recuperato effettivamente il video che avevo fatto sulla wishlist natalizia, quindi ha fatto dei regali oculati perché i titoli erano disponibili sul video. Mi ha mandato il secondo volume del mandato, mi ha regalato il secondo volume delle Witch. Sapete che adesso stanno facendo, non è ancora finita, se non sbaglio, questa raccolta che hanno iniziato per i 20 anni dell'anniversario dell'uscita delle Witch, in cui in ogni volume ci sono in realtà 5 dei volumi che originariamente uscivano. Io non ho mai seguito le Witch, però ho delle cugine che le avevano tutti e quando andavo a trovare ogni tanto ne prendevo uno e le leggevo, ma non li ho letti in ordine, non li ho letti tutti, ogni tanto ne tiravo su uno per leggerlo. Ho già letto il primo, qui ci sono i volumi dal 6 al 10 e quindi andrò avanti. Nel frattempo, se non sbaglio, sono arrivati almeno al quarto, forse addirittura al quinto. Tra l'altro mi piacciono molto queste edizioni. Io normalmente sono più da copertina flessibile, però queste sono delle belle copertine rigide, non sono ingombranti, sono belle maneggevoli, insomma mi piacciono.
Poi mi ha regalato, mi hanno, io dico mi ha mandato, mi ha regalato, mi hanno, perché sono in due, lei e il suo ragazzo, mi hanno regalato Furore di Steinbeck. Avevo già accennato più volte nel 2022 di aver letto Uomini e topi, di voler recuperare altro di questo autore, e mi è arrivato Furore. Onestamente non so neanche di cosa parli, ma fa niente, mi sono innamorata del modo in cui scrive Steinbeck con Uomini e topi, quindi ero curiosa. E poi mi hanno regalato anche Foundryside, che è il primo di questa trilogia, in italiano c'è solo il primo, e anche questo è nella mia TBR di quest'anno, quindi con questi regali sono riuscita a recuperare un paio di libri della mia TBR. Questo tra l'altro è un bel librone ed è un iced fantasy. Questo per quanto riguarda i libri, quindi insomma è arrivato un bel carico, sono soddisfatta e alla fine non ho sentito il bisogno di comprare, di autoregalarmi altro, perché mi era arrivata comunque un po' di roba. Per quanto riguarda il resto, allora, visto che ce l'ho qui davanti, mi è arrivato, dopo anni di onorato servizio, è finito il mio blush e l'ho cambiato stavolta, o meglio, allora, no, questo regalo non è stato fatto a caso, perché era già stato identificato, e infatti non l'ho comprato apposta perché avevo il sentore che mi sarebbe arrivato a Natale, ma è questo blush di Estée Lauder, non so se si pronunci così, io non sono una fissatissima col make-up, quindi non sono neanche sicura di come si pronuncino alcuni nomi, e infatti che non guardo video, eccetera. Allora, la linea si chiama Pure Color Envy ed è il 420 Rebellious Rose. Facciamo finta di essere delle persone professionali, vi faccio vedere il colore, comprendo perché sennò vi sparaflescio. Questo, lo vedete da qua, è il colore. Rispetto a quello che avevo prima, questo è un po' più freddo, quello che avevo prima era più caldo ed era un colore un pochino più aranciato. In realtà nel frattempo ho capito che mi stanno meglio i colori un po' più freddi, quindi è stato fatto apposta. L'avevo già visto perché mia madre l'aveva comprato a sua volta, quindi l'avevo anche provato e avevo visto che mi stava bene, quindi comunque ho detto non è stato fatto a caso, è stato collaudato ed è stato un gran bel regalo. Poi che cos'altro? Aspettate che ci sono delle cose, allora, aspetta, prima quello che riesco a fargli vedere, poi ci sono delle cose che non riesco a fargli vedere. Allora, mi è arrivata questa maglia di Intimissima, è una maglia di quelle a collo alto, di questo verde petrolio che a me piace molto e trovo mi stia anche bene. Io uso molto queste maglie a collo alto, soprattutto al lavoro, perché io lavoro io ho due lavori, uno dei due in un posto in cui fa molto freddo, e quindi soprattutto nei mesi estivi mi devo caricare molto, sia io anche su, vabbè, ho la divisa, ma sotto metto molto queste maglie a collo alto, perché così riesco a coprirmi un po' meglio. Poi ovviamente le metto anche fuori, però la necessità è nata da quello, e questo colore effettivamente ancora non l'avevo, mi piace molto. Poi, allora, mi è arrivato anche un pigiama, e allora c'è questo negozio molto famoso, cioè un negozio storico della mia città, da cui avevo io già comprato, dove mi avevano già regalato altre, cioè dove erano andati per farmi dei regali in passato, e loro hanno questa marca che si chiama Noi di Notte, che fa pigiami, e hanno, oltre a i pigiami, hanno anche il coordinato dove, oltre ai due pezzi, quindi il pantalone e la maglietta, nella stessa scatola ti mettono anche queste vie di mezzo tra una vestaglia e una felpa, nel senso che non sono delle vestaglie lunghe, sono molto felpate, arrivano fino a dove arriverebbe una maglietta, e sono anche belle morbidose. Allora, gli ho detto, la marca si chiama Noi di Notte, non so se questo modello in particolare abbia un nome, ma il colore per intenderci è questo, che a me piace molto, mi piace anche come mi sta, e c'è la maglietta ovviamente, poi c'è il pantalone che è dello stesso colore, ma il pantalone ha anche i cuoricini, e la felpa barra vestaglia è questa. Questa è ancora il cartellino, perché non l'ho ancora messa, ecco, il tema è evidentemente quello dei cuoricini, perché ha anche le tasche a forma di cuoricino, questa è anche bella morbidosa, bella calda. Mi è arrivata anche una Yankee Candle, a me piacciono tanto le candele profumate, quindi sono contentissima. Io normalmente le prendo nel formato molto piccolo, perché così riesco a prenderne di più, perché mi piace averne diverse profumazioni, però effettivamente è comoda anche questa, perché mi dura parecchio. È il Soft Blanket, che è un po' diverso, ma anche no,
cioè solo in parte da quello che prendo di solito. Io amo molto le candele con le profumazioni dolci o molto speziate, no, cioè non vi dico che cinema succede ogni volta che accendo una candela, perché per mia mamma e mia sorella le candele che io uso sono troppo dolci. Questa pensavo fosse completamente diversa da quello che uso di solito, perché come suggerisce il nome, soft blanket, sa di pulito, ma è un... Adesso io intanto risento per confermare, è un pulito dolce, quindi comunque è una candela dolce, quindi non è così estranea a quello che uso di solito, quindi va benissimo, è perfetta. Anzi, devo dire che non ne avevo mai usato una di quello, perché pensavo fosse sì fresco, ma senza quella punta di dolce che io normalmente cerco nelle mie candele. L'ho nel frattempo già usata, si vede, no, forse così non lo vedete, ma l'ho già usata ed effettivamente è molto buona. Poi ho ricevuto un pensierino anche da una... Beh, questo è da una mia amica, non l'ho detto per tutti in questo caso specifico, perché è... non ho detto di tutto da chi sia arrivato, ma mi è arrivato questo pensierino da una mia amica. La mia amica vive da un paio d'anni in Inghilterra ed è tornata per le feste e poi per Capodanno, infatti abbiamo fatto il Capodanno insieme. E lei mi ha portato, allora, intanto questo... barattolo di latta con gli shortbread, che sono questi biscotti molto burrosi tipici inglesi. Gli shortbread sono stati già mangiati, ma proprio assorbiti, neanche mangiati, proprio con gioia. Ma la scatola di latta verrà riutilizzata probabilmente per il tè. E poi mi ha regalato anche questo astuccio di Harry Potter. Io amo tanto la cancelleria, quindi sono sempre piena di matite, penne, pennarellini, eccetera eccetera, quindi sicuramente troverò di che riempirlo. Cose che potevo farvi vedere mi sa che sono finite. Ci sono delle altre cose, allora questo perché era un po' ingombrante, quindi non mi sono messa a prenderlo dalla camera e a portarlo qua. Mi è arrivato uno scaldotto della Caleffi, e qui c'è una storia dietro. Dovete sapere che quando io e mia sorella eravamo bambine, mia nonna ci ha regalato questo scaldotto della Caleffi, che era uguale per tutte e due, e ognuno aveva il suo, con sopra questo panda gigante sopra. L'abbiamo usato per anni, finché ce l'abbiamo usato talmente tanto che poi era diventata una sottiletta e l'abbiamo dovuto buttare, cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché l'ho usato tantissimo, mi piaceva tanto, era bello caldo. La Caleffi è una marca molto famosa, evidentemente per un motivo. Da quando l'abbiamo dovuto buttare, perché appunto ormai non serviva niente, perché non scaldava più e era una sottiletta, sono passati diversi anni, e quest'anno mia nonna ci ha regalato dei nuovi scaldotti. Allora, mi pare che la fantasia sia la stessa ma in colori diversi. Vi metterò qua quello che è stato regalato a me, ed è, si chiama, mi pare, nel modello Cortina, ed è nel colore blu, cioè del blu, dell'azzurro, ci sono dei dettagli viola, che vabbè, i dettagli viola qui non si vedranno, ma c'è anche del verde, sia verde acido che verde acqua. Insomma, a me piacciono tanto questi colori, soprattutto l'azzurro, è una cosa risaputa, motivo per cui immagino che non sia stato fatto per caso. Mia sorella l'ha avuto più nei colori del beige e del marroncino. È stato già messo all'opera, siamo una cosa sola praticamente, siamo migliori amici, come lo ero con lo scaldotto con sul panda. Un regalo azzeccatissimo, è bello caldo, fantastico, morbidissimo, apprezzatissimo anche dalla mia gatta Chloe, quindi assolutamente apprezzato. Parlando di biancheria per il letto, mi è arrivata anche un completo coordinato di lenzuola in flanella. Mia mamma ha deciso che doveva regalarci anche quelle in flanella, noi usavamo, vabbè, le lenzuola normali, e la differenza, io non ho mai avuto le lenzuola in flanella, quindi è una cosa che ho scoperto di recente, che sono più calde e non ti fanno l'effetto, da quello che ho capito, appena ti metti sotto, e quindi inizialmente sono fresche e poi si scaldano con il colore del tuo corpo, sostanzialmente sono sempre calde. Queste, provate anche queste nel frattempo, perché ovviamente le uso come biancheria per il letto, sono fantastiche, belle calde, in accoppiata con, vabbè, ovviamente il piumino per il letto e sopra lo scaldotto. Dormo che è una favola. Mi è arrivato anche un buono per la Mondadori, un buono bello sostanzioso che ho apprezzato tantissimo, e la stessa persona mi ha regalato, praticamente mi ha fatto arrivare da questo sito che questa persona usa
anche per le sue cose, a mia famiglia è arrivata questa scatola enorme, piena di... Allora, c'era una bottiglia di vino bianco e salmone in tutte le sue varianti, tartare, salmone affumicato in diversi... in diverse varianti, salmone affumicato però fatto tipo a filetto. Allora, questa cosa magari mi fa un po' ridere, però è risaputo sia in famiglia che tra le persone che mi conoscono che io adoro il salmone affumicato in tutte le sue forme, ma in realtà amo il salmone in qualsiasi modo, il salmone affumicato ancora di più, e quindi ho avuto tipo 4-5 varianti, o 3-4 varianti di salmone affumicato, più la bottiglia di vino, che io sono impazzita, me ne è rimasto solo una confezione, quella tipo formato filetto, ma che è sempre salmone affumicato, spazzolato, piaciuto tantissimo. E abbiamo finito, sto ricontrollando un attimo... Sì, anche le cose che non potevo far vedere sono state nominate. Questi sono tutti i regali che mi sono arrivati. È stato un Natale bello ricco, sono molto soddisfatta di tutto quello che mi è arrivato. I libri ovviamente li vedrete poi nominati prossimamente quando li avrò letti. Spero di arrivarci presto, anche perché un paio di questi libri sono nella mia TBR di quest'anno, quindi sono a maggior ragione tra le mie priorità. Niente, io ho apprezzato tutto quello che mi è arrivato, anche perché sono stati regali non fatti a caso, non necessariamente cose che avevo chiesto, ma cose che comunque mi servivano, e quindi saranno usate tutte con molto piacere, con molta gioia. Fatemi sapere ancora una volta che cosa è arrivato a voi, se avete voglia di parlarne. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me. Fatemi sapere se avete letto qualcuno dei libri che mi sono arrivati, e se magari qualcuno di questi è nel vostro radar quest'anno. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!